Salve a tutti, bentornati ai livelli di combattimento di My Hero Academia. Oggi una puntata davvero interessante, ma prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, followarmi su Twitch, perché tra poco inizieremo le live, ragazzi, e sapete che cosa significa, di guardare il palinsesto settimanale, e detto questo, possiamo anche iniziare subito. In questo periodo, Izuku cerca di allacciare un rapporto con il piccolo Kota, ma senza riuscirci. Il giovane, Due, è un ragazzino che sembra detestare gli eroi e il concetto stesso di eroismo. Dopo vari tentativi di comprendere il perché di questo suo atteggiamento, Izuku scopre il suo passato. I genitori del ragazzino erano degli eroi che sono caduti in battaglia. Kota non ha mai digerito quanto avvenuto. E anzi, dal suo punto di vista, i suoi genitori hanno preferito il loro lavoro a lui. Dopo aver ascoltato la storia del ragazzino, Izuku comprende che, proprio come Shigaraki, non tutti adorano gli eroi. Comunque sia, poco dopo, durante un allenamento, a pochi chilometri dal campo d'allenamento, Dabi e Toga, che ricordiamo avere 2150 e 710, fanno la loro comparsa insieme ad altri scagnozzi. Il giorno successivo, cioè il terzo giorno d'allenamento, gli studenti faranno una prova di coraggio durante la notte. La prova consiste nel dividere tutti gli studenti in due gruppi, quelli della prima A e quelli della prima B, dove i secondi si incaricheranno di spaventare i primi. Gli studenti della prima A dovranno incamminarsi all'interno della foresta dove si svolgerà la prova, trovare una carta con il loro nome ed uscire dall'area con successo. Dopo 15 minuti le due classi si scambieranno i ruoli e alla fine quella che avrà spaventato più studenti vincerà la prova. Ed è proprio in questo momento che fanno irruzione i nemici. All'interno della foresta alcuni degli studenti vengono attaccati da Mustard 240, un villain che sta spargendo il suo fumo ovunque nella foresta, creando scompiglio e permettendo l'attacco di tutti i villain. Tra cui Toga, Dabi, Moonfish 1010, Spinner 900 e Magne 670. Dabi si rega alla caserma e attacca Izawa con un attacco di fiamme da 3900, mentre fuori dalla foresta altri villain, tra i quali Spinner e Magne, attaccano gli studenti e le Pussycats, ferendone una, anche se il maschio felino sembra resistere bene allo scontro. Momo Yaoyorozu usa il suo quirk per creare maschere da usare per proteggersi dal fumo all'interno della foresta. Tenya e gli altri studenti fuori iniziano ad evacuare. Izuku però rimane indietro e va a cercare Kota. Il ragazzino però nel frattempo è stato attaccato da Muscolar, lo stesso villain che ha assassinato i suoi genitori. E proprio prima che quest'ultimo possa rifare la stessa cosa con il figlio, Izuku arriva per proteggerlo. Il villain però è davvero forte, avendo di base 2650. E purtroppo Izuku non ha molte vie di fuga. Quindi deve combattere. Per questa ragione Izuku si prepara a respingerlo con tutte le sue forze. Cerca di colpirlo con uno smash da 3500, ma non sembra avere effetto su quel colosso. Quirk del nemico consiste nell'espandere la sua muscolatura che gli fa anche da scudo e potenzia i suoi attacchi. Infatti, durante lo scontro con Midoriya, questo arriva ad una potenza di ben 5300. Inizia a colpirlo più volte con pugni e calci, facendo cadere Deku. Muscolar mette Izuku davvero alle strette, però il piccolo eroe è determinato a difendere Kota a tutti i costi. Per farlo utilizza One for All al 100%, un attacco da 5000 di potenza. Il villain è così costretto a rispondere impegnandosi al massimo, arrivando a 7300 di livello combattivo. Il nostro protagonista quindi sta venendo schiacciato dalla stazza muscolare e sembra tutto finito, quando
quando ad un certo punto però interviene Kota, che utilizza il suo quirk d'acqua, non arrecando alcun danno al nemico, ma distraendolo giusto in tempo per far sì che Izuku possa utilizzare lo smash 1.000.000%, raggiungendo la potenza distruttiva di 10.000. Ovviamente questa tecnica non moltiplica davvero per 1.000.000, altrimenti potrebbe distruggere una nazione almeno. Muscolar comunque non riesce a resistere al colpo finale e il giovane Hiro riesce nell'impresa al costo dell'integrità del suo braccio destro. Sa che cosa vuol dire questo Midoriya, sa che forse non potrà più fare l'eroe, ma è disposto a tutto pur di salvare un'anima. Kota si dimostra profondamente colpito dalle azioni di Izuku ed inizia ad apprezzare il concetto di eroismo. Per esso infatti i suoi genitori si sono sacrificati per persone che neanche conoscevano bene, proprio come ha fatto Izuku in questo momento. Adesso però che è stato lui ad essere salvato, il ragazzino fa finalmente pace con la scomparsa dei suoi genitori. Una volta salvato, Izuku carica Kota sulle spalle e si dirige verso la caserma. Il tempo stringe. Mentre corre, incontra Izawa, il quale si prende cura di Kota, ma affida un compito nuovo a Izuku. Egli dovrà correre da una delle eroine professioniste presenti e riferirle un messaggio. L'eroina Pussycat si incaricherà poi di trasmetterlo a tutti con i poteri telepatici. Attraverso di esso, Aizawa autorizza formalmente tutti gli studenti ad utilizzare il loro quirk per difendersi, essendo una situazione ovviamente di emergenza. Il nostro protagonista però non ha ancora finito. Affrontando Muscolar è venuto a conoscenza del piano dei cattivi di rapire Bakugo e quindi si fionda nella foresta per salvarlo. Moonfish, con il suo quirk che gli permette di attaccare con i denti, si rivela essere un degno avversario anche per Bakugo e Todoroki. L'inquietante nemico usa tutto il suo potere distruttivo da 3400 per farsi strada tra i ragazzi. Solo ad un tratto il nemico viene atterrato da quello che sembra essere una forza oscura molto potente. All'interno della foresta gli studenti sono alle prese con i villain. Ochako e Asui Tsuyu arrivano rispettivamente a 540 e 680. Affrontano e respingono Toga, che però riesce a prelevare del sangue dalla gamba di Ochako attraverso una provocazione. Lei infatti afferma che la stessa Ochako sembra essere innamorata di qualcuno e che questo qualcuno sia una persona che prende come punto di riferimento. Nel frattempo Tetsu, grazie al suo quirk che lo trasforma in metallo, riesce a sconfiggere il villain che ha creato il gas e l'inizio dell'invasione. Lo colpisce con la sua forza bruta, arrivando a 600. I problemi però non finiscono qui e Tokoyami ha perso il controllo di Dark Shadow, data anche la notte fonda. Era proprio lui ad aver atterrato Moonfish. Dark Shadow arriva ad una potenza di 4600 e sembra implacabile. Ad aiutare arrivano però Todoroki e Bakugo, grazie ai quali dopo un po' il corvo riuscirà a calmare la sua unicità. Il ferito Izuku e mezzo Shoji raggiungono Bakugo, Todoroki e Tokoyami e iniziano l'operazione di salvataggio. La loro intenzione è quella di scortare Bakugo fuori dalla foresta fino alla caserma, però improvvisamente questo e Tokoyami spariscono. I due vengono trasformati in una pallina grazie ad un quirk di un nuovo nemico che si dice chiamarsi Mr. Compress, il quale dopo aver preso l'obiettivo dà inizio alla ritirata grazie ai portali di Kurogiri. I ragazzi si fionderanno dietro di loro e in quel frangente Toga addocchierà Izuku, manifestando il suo forte interesse nei suoi confronti. Alla fine però gli studenti riusciranno a salvare soltanto Tokoyami. Inoltre anche una delle eroine professioniste, Ragdoll, sembra essere scomparsa. I villain quindi rapiscono Bakugo con successo e sono certi che riusciranno a farlo diventare un grande villain. Poco dopo la fine degli scontri arrivano i soccorsi ed è qui che inizia la saga del salvataggio di Bakugo, ma questo la vedremo nella prossima puntata. Bene, prima di lasciarvi come al solito vi invito a seguirmi su Instagram, seguirmi su Twitch e di guardare il palinsesto settimanale. Visto, sono stato velocissimo. Ciao ragazzi, alla prossima. E cerchiamo di arrivare a 1000 like, cioè se lo facciamo ragazzi ci sarà una sorpresa pazzesca. So che non ci riusciremo perché My Hero purtroppo è quello che è, però ragazzi, supportiamo questa serie. Ciao ciao.